ritenevamo che fosse, diciamo, utile per i temi sollevati avere nozione di quelle che sono le fonti contabili a disposizione per questo nuovo anno. Diciamo che i numeri che rappresenteremo oggi per quello che riguarderà, per quello che è il proposito della prossima stagione balneare, non sono assolutamente definitivi, perché i capitoli di spesa devono trovare una loro ratifica ufficiale, però siamo confidenti che sono quelli, quindi sono dei numeri su quali qualche valutazione migliorativa può essere fatta. Quindi abbiamo aspettato un po' proprio per poter dare dei numeri che hanno una certa concretezza. Ci ho detto, prego tutti di pazientare prima di entrare nel merito specifico, perché abbiamo da approvare il verbale di una seduta precedente, di cui do lettura per l'approvazione. Allora, si tratta del verbale della seduta dell'11 dicembre, che aveva all'ordine del giorno la situazione manutentiva, azioni generali di miglioramento dei sistemi di smaltimento d'acqua pluviale nel territorio municipale. Allora, leggo il testo del verbale. Il Presidente Vitolo apre la Commissione invertendo l'ordine dei punti all'ordine del giorno, introduce il tema della situazione manutentiva dei sistemi di smaltimento d'acqua pluviale nel territorio municipale, illustrando con la fine di una serie di slide, parte integrante del presente verbale, ma legato a che le dotazioni impiantistiche possono essere schematicamente per territorio, schematizzate per territorio secondo tipologie presenti in ostia e nell'entroterra, con riferimento all'impiantistica di Ostia, questa risulta infatti caratterizzata da caldui su corsetti assorbenti non allacciati quindi ad un sistema di tubazioni, con tempo di smaltimento delle acque non consoli in caso di eventi meteorici importanti, dalle 6 alle 8 ore di ristagno. Per aumentare il potenziale di drenaggio tra alcuni di questi corsetti è stata realizzata una trincea drenante mediante la posa di una tubazione drenante circondata da strati di materiale arido di opportuna pezzatura. E ci sono le slide col quale avevamo illustrato la tecnologia adottata in molti di questi corsetti presenti a Ostia. Invece, con riferimento all'impiantistica dell'entroterra, è presente una situazione non omogenea e spesso insufficiente, che attribuisce su pozzetti stavolta connessi a tratte di rete mista e separata. Scusate. Separata per le strade di manutenzione municipali, a cui si associa l'azione di smaltimento di funetti a cielo aperto e o fognoli di varia natura per le strade private ad accesso pubblico, non di competenza municipale, che sversano tutti nel Tevere e reticolo di canali di bonifica. Stante la concomitante azione di demolizione dei manufatti afferenti lo stabilimento MED, la richiesta di sospensione della commissione per effettuare un sopralluogo sui luoghi è accettata. Alle 9.45 la commissione è sospesa per i tempi di lavori alle ore 10.45. Alla riapertura dei lavori il Presidente dà la parola al geometra Riccio dell'Ufficio Tecnico del Municipio Tecnico, che relaziona nel dettaglio sullo stato delle azioni di manutenzione svolte dal Municipio nel corrente anno, presentando un documento di riepilogo parte integrante del presente verbale come allegato qui. Dalla discussione emerge che le risorse ad oggi disponibili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie non consentono un approccio programmato nel tempo, essendo questa appena sufficiente a consentire interventi nelle aree in cui arrivano maggiori segnalazioni di mancato assorbimento delle caldure statali. Si discute sulla valenza e la funzionalità
Allora, Presidente, Assessore, come lei ha ricordato, noi abbiamo chiesto per tempo un incontro per sapere i programmi dell'amministrazione rispetto alle spiagge quest'anno, dopo l'esperienza molto negativa secondo noi dello scorso anno. E questo perché la tempestività, perché all'estate bisogna predisporre gli atti per tempo nell'inverno, se no si arriva all'ultimo momento e poi appunto si dice che non si fa tempo, i bandi, le cose eccetera. Io devo fare una piccola premessa di natura politica, Presidente e Assessore, cioè io vorrei capire una cosa, ma voi, questa maggioranza del cambiamento, vuole fare il cambiamento a Ostia? Vuole mettere le mani nel piatto e dopo anni, lasciò perdere il passato, ognuno ha le sue responsabilità, per mostrare e ripristinare la legalità e dire adesso basta con questi abusi? Voi sapete che dietro quel lungo muro non c'è soltanto l'abuso della rete, della cosa, eccetera, e gli abusi, ma c'è anche un nucleo di malavita che si rifà su questi stabilimenti, spesso attraverso altre persone. Basta, parlate con la Procura della Repubblica per farvi dire cosa c'è dietro i ricatti che si subiscono e le cose. C'è il lavoro nero, come abbiamo visto con anche qui in commissione di recente. Allora, noi vogliamo capire se la volete fare coraggiosamente questa battaglia, oppure perché faccio questa domanda, visto che c'è anche la Presidente? Perché, ma com'è possibile che dobbiamo fare? Allora denunce, diffide, cose, per far uscire l'ordinanza che poi esce il 19, quella invernale. Dobbiamo rifare denunce per far fare i controlli perché nessuno controlla poi se l'ordinanza è. Cioè, dobbiamo ogni volta inseguire per fare quello che se voi volete fare la battaglia, anzi, voi dovreste fare la fine avanti e fare voi le cose. E invece dobbiamo starvi sempre per guadagnare delle piccole cose che sono gli adempimenti dovuti. Gli adempimenti dovuti. Noi abbiamo la sensazione che se non ci sono, diciamo, se l'opposizione non fa, non si agita, non fa denunce, non fa mozioni, cose, eccetera, praticamente tutto rimane così. Allora, la pregherei lei come al solito, poi dopo può parlare quanto vuole. Allora, questo è un punto politico, io lo dico all'inizio perché con chiarezza e onestà. Io capisco che dietro ma voi pensate che noi anche personalmente attaccando, facendo magari qualche segnale non ci arriva pure a noi perché questi non vogliono essere scomodati? Ma noi siamo qua per fare le cose, per cambiare, se no è inutile che poi andiamo in piazza a dire alle casse, bisogna combattere. Io ho sempre detto le forze dell'ordine fanno la loro parte, ma noi su questa materia, Presidente, finché avete la delega, finché avete la delega, dovete gestirla. Allora, dopo un anno, a parte che di più, perché Vulpiani poteva fare molto di più, perché era commissario, secondo me, anziché perdere tempo a far PUA, che poi l'ha sottratto alla nostra discussione, perché noi non siamo stati nemmeno in grado di esaminarlo, che era una normale, non era una normale amministrazione il PUA, quindi non era nemmeno proprio il commissario. Doveva invece, con i poteri che aveva, non aveva la giunta, non aveva il consiglio, aveva le mani libere per poter fare delle cose, secondo me non ha sfruttato quella occasione che aveva. Però adesso è passato un anno, adesso alcune cose le dovevamo già aver viste e non ci sono. Noi vi dobbiamo rincorrere continuamente anche per questa cosa. Ora io ho fatto questa premessa perché noi, Presidente, con grande civiltà, noi su questa vi incalzeremo, faremo tutto quello che è possibile e che ci consente la democrazia di fare, fuori e dentro questa cosa, perché noi diciamo che i tempi sono maturi per dire basta, tutti quelli in passato ci hanno le responsabilità, anche il mio partito, i partiti che ci sono stati prima, benissimo, adesso dobbiamo affrontare paglia. E siccome voi fate una bandiera di alcune cose, come la legalità, ripristinare, eccetera, i poteri forti, allora qui però, questi poteri forti che facciamo? Fino adesso non abbiamo visto nulla di questo tipo.
Allora, fatta questa premessa per chiarire un po' cosa ci muove, noi ci battiamo e vorremmo, cioè, intanto quelle cose, il minimo sindacale, la libertà per accedere, gli accessi al mare. Non ci sono, non c'è la possibilità per andare al mare. Tutti gli abusi che si stanno facendo, per questo io ora entrerò nel merito, vorrei sapere dall'assessore, cioè se i vigili stanno controllando, voi la Presidente l'altro giorno dice, gliel'abbiamo detto. Presidente, i vigili sono il braccio dell'amministrazione, i vigili urbani. A Roma quando non è che vogliono fare la battaglia contro i tavolini abusivi, non è che dicono al vigile fate la cosa, gli dico allora ci mettiamo intorno al tavolo, fanno una riunione e dice da domani questo è il programma, viene concordato con l'istituzione e con i vigili. Da domani vi impegnate, trascurate qualche cosa in un certo periodo, vi concentrate su questo, così si fanno le battaglie se si vogliono. C'è Di Maggio che è stato pure l'altro giorno, ha dato la solidarietà perché qualcuno ha denunciato, ha dato là i tavolini, ci ha avuto un modo molto brusco, non lo so, di fare le cose. Ma quindi è l'amministrazione nel suo insieme, non è che uno dice io l'ho detto ai vigili da controllare, no, col comandante. Fra l'altro a noi ci ha detto la sua disponibilità, però se non c'è una copertura politica delle istituzioni, i mandiamo si sentono così, affidata alla loro senso di responsabilità, che poi fra l'altro anche loro andranno a controllare, perché guardate che della resistenza che c'è, della lobby e degli interessi che ci sono, ci si accorge quando si va a disturbarli, se no non te ne accorgi. E dice qui c'è, non c'è mafia, non c'è niente, poi però se vai a toccare certi interessi poi te ne accorgi e c'è qualcuno, vabbè, che poi non è che io metto in piazza le cose perché non mi interessa, però che ci sono i segnali. E poi è chiaro che per fare questo non devi essere ricattabile, devi essere pulito, perché se no questi hanno interessi, avvocati, sono manicati con tutti, no? Sanno tutto di tutti, sanno pure le cose private delle persone. Quindi se ti potessero ricattare per ammazzarti perché gli stai dando fastidio, lo farebbero. Io so che questa è una battaglia che può sembrare anche non molto sentita dal popolo, perché il popolo naturalmente sono le strade, le buche, eccetera. Ma questa è una battaglia fondamentale perché si sono anche rassegnati. Perché quelli che vanno a fare passeggiatine su questo lungo muro, chiamiamolo così, che non vedono nemmeno il mare, possono nemmeno uscire dal mare, oramai si sono un po' rassegnati. Addirittura chi è che si batte dice, vabbè, ma noi vogliamo una società così, di gente rassegnata, o vogliamo fargli vedere che noi siamo coraggiosi perché noi rappresentiamo, cioè ci hanno eletto perché noi ci prendiamo, ci facciamo carico di quello che loro non possono fare, perché noi siamo stati eletti, rappresentiamo tutti i cittadini. Allora, scusate, però era la premessa, eccetera, entriamo nel merito. Io le do più tempo perché immagino che lei sia rappresentato la posizione in tutta la opposizione, non lo so, d'accordo, poi non so. Le chiedo sì. Di magari essere. Concludo nel senso perché poi noi siamo oggi stiamo qua per ascoltare e per capire che cosa volete fare per quest'anno. Quali sono le cose che volete fare? Io dico il minimo sindacale, dicevo, stanno andando i vigili, gli stabilimenti devono avere aperti i cancelli. E una cosa che voglio dirvi subito, non è che uno apre una porticina laterale perché c'hanno vari ingressi, no. La porticina laterale sono chiusa. Uno va là e dice, ma dov'è la cosa? Dice, te portano là dietro, dice, ecco, qui abbiamo il cancello aperto. Non è così. Anzi, io proporrei che devono tenere il cancello. Chi arriva e scende dalla Roma Lido e vuole andare al mare, se vede chiuso, non è che va dietro, sa che c'è la porticina da quale sede. Allora l'amministrazione dovrebbe fare dei cartelli dove davanti a ogni stabilimento, dove deve essere aperto, ci sia un cartello dell'amministrazione, c'è scritto accesso libero alla battigia, articolo 8, finanza, eccetera, che sia visibile, perché se vogliamo portare la gente al mare fargli godere bene, altrimenti non facciamo questa battaglia, oppure la facciamo così. Allora, quindi far aprire tutti gli stabilimenti e aprire questi varchi, quelli che sono previsti nell'ordinanza, questa cosa, questo scempio che c'è lì a Fontile per andare a mare, una cosa, lì
dovreste fare due passaggi ampi, larghi, comodi, uno prende per me, almeno in quel posto scegli al mare, almeno in quel posto. Allora, poi venendo, la cosa che noi ci vogliamo anche molto capire è il destino delle spiagge libere quest'anno. C'è la famosa vicenda che manca 250 metri, il dipartimento ci aveva detto che riuscivano a ottenere questa quota per poter i bandi, eccetera. Tutto questo, avete avuto un anno pieno, perché voglio dire, oramai ci siamo. Quindi questa, se è una priorità, era una priorità, avete avuto il tempo di mettere almeno le cose più importanti, di metterle in cantiere. Se questo non è stato fatto e non sarà fatto, certamente su questo fronte ci troveremo, diciamo, a fare una guerra democratica con tutti i mezzi, perché noi diciamo che è giunta l'ora di dire basta a questa situazione che è indegna per Ostia. Cioè Ostia non se merita, i cittadini non se meritano questa situazione, che ci sia un mare in queste condizioni. Non ce lo meritiamo, non se lo merita nessuno, perché poi scoraggiamo anche, guardiamo tanto il turismo, ma anche scoraggiamo anche il mare, perché se io devo venire al mare con la famiglia e trovo tutto chiuso, tanto oppure devo, mi dico guardi vado là. A parte che andare in zone isolate qualcuno non ha piacere, mi piace stare in una zona che ci sia un po' di vita, anche perché c'è bisogno di arrivare a ho concluso. La domanda è, io voglio sapere che cosa avete predisposto, e siamo qui apposta per la prossima stagione che vada nell'indicazione che io vi ho descritto, allora, per quello che ci riguarda. Allora, per cui diciamo l'intervento è stato apprezzato, ha rappresentato una sensibilità che mi sembra suo gruppo politico ha manifestato in più occasioni, quindi lei si riconosce questo interessamento su questo particolare tema sul nostro territorio, però vi corre l'obbligo di fare un sunto di quello che lei ha detto, perché insomma i temi sono molti. Allora, diciamo, c'è una parte politica a cui penso che la Presidente del Municipio possa dare risposta anche soddisfacente, poi la parte tecnica passeremo la parola all'assessore e agli altri presenti, che verte, da quello che ho capito, sulle prossime attività, come si vuole gestire il prossimo anno balneare, tenuto conto del problema del possibile affidamento di nuove concessioni soltanto dopo aver superato diciamo quello che dice la legge rispetto alla lunghezza delle spiagge libere disponibili, ma soprattutto rispetto a quello che poteva essere fatto o non è stato fatto in relazione agli aspetti legali che comporta un intervento politico da parte del municipio. Quindi io lascerei la parola al Presidente del Municipio Giuliano Di Pillo per dare una prima risposta a queste tematiche. De Luca. Allora, cominciamo dall'ordinanza. Come già detto, il discorso del rispetto dell'ordinanza è stato sollecitato ai vigili, è stato sollecitato con lettere, è stato sollecitato, come ha detto lei, con una riunione in cui hanno preso parte loro, ha preso parte il direttore del Bernardini, abbiamo preso parte noi, ed è stato mandato a Stangoni di andare a verificare intanto tutti gli accessi per vedere se i cancelli appunto sono aperti o chiusi. Questo in primis. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che ci sono delle disposizioni di legge sovraordinate a noi che stanno uscendo adesso, che riguardano le strutture amovibili, perché le strutture amovibili fino al 2020, secondo queste disposizioni, possono essere lasciate lì e non venir tolte d'inverno. Quindi su questo i vigili si trovano in questo momento un attimo in imbarazzo, perché in effetti c'è l'ordinanza che prevede di andare a sanzionare rispetto alle strutture movibili, ma c'è una legge che certo non abbiamo fatto noi, che dice che possono stare là fino al 2020. Quindi comunque noi abbiamo dato un mandato di andare ad aprire, cioè di fare le sanzioni dove tutti i cancelli sono chiusi. E Stangoni ha detto, si è reso disponibile, ovviamente lo deve fare, a fare questa cosa. E questo per quanto riguarda l'ordinanza. Per quanto riguarda gli aspetti
delle decadenze, eccetera. E ora, a prescindere dalle cose fatte o meno dalla commissione straordinaria, vero è, noi abbiamo sempre detto che tutti gli abusi, tutto quello che non va bene deve essere demolito, devono essere fatte le decadenze laddove c'è motivo per cui ci sia una decadenza, dove ci siano i prerequisiti per fare una decadenza. Ed è quello che noi vogliamo fare. Su questo c'è un lavoro degli uffici che devono lavorare su questa cosa, perché ovviamente io non è che posso dare disposizione di andare a fare una decadenza. Per fare una decadenza bisogna accertare gli abusi, bisogna vedere che alcune strutture siano incamerate, non siano incamerate, che ci sia la documentazione, che non ci sia, e per far questo è un lavoro lungo che gli uffici stanno facendo, ma che ha i suoi tempi, perché andare a fare una decadenza da parte del comune e poi ritrovarsi con un ricorso che dà ragione a un gestore, perché magari ha le ragioni di vincere un ricorso, significa anche spendere soldi da parte del comune per risarcire danni. Quindi è un'operazione che va fatta, ma va fatta con razionalità, con intelligenza e con perizia dal punto di vista legale. Ed è questo che si sta facendo con le risorse, purtroppo, che il municipio ha. E sul fatto della mancanza delle risorse è stato più volte rappresentato a Roma Capitale, e non solo, perché è stato rappresentato anche a organi sopra Roma Capitale, perché sicuramente questo processo, consigliere De Luca, non è una cosa che il municipio può fare da solo in breve tempo. Con le risorse che il municipio ha in questo momento ci vogliono i tempi, perché la gente che lavora su questo è poca, una o due persone che lavorano su questo. E quindi il municipio ha questa capacità di operare fino a che non gli saranno date forze maggiori per completare atti e fare questo lavoro con più persone. Questo è quanto. Ma il lavoro continua incessante per il ripristino della legalità. Questo da una parte. E adesso arriviamo alla gestione delle spiagge libere. Allora, al di sopra della gestione delle spiagge libere c'è il fatto che la legge regionale in questo momento non consente al municipio di dare concessioni demaniali marittime fino a che non si supera il 50% delle spiagge in concessione con le spiagge libere. Quindi se io questo 50%, consigliere De Luca, non ce l'ho, non mi posso inventare di dare. E allora per trovarlo, attenzione, non lo decido io per trovarlo, però mi faccia finire, perché io l'ho ascoltata, no, non l'ho interrotta, quindi per cortesia mi faccia finire. Allora, per raggiungere il 50%, ovviamente che cosa si deve fare? Si deve far sì che qualche spiaggia che in questo momento è in concessione venga resa libera, ok? Allora, per fare questo noi ci siamo mossi perché abbiamo delle concessioni che ci sono state riconsegnate, tipo Arca e tipo Isola Fiorita, e che potremmo tramutare in spiagge libere per ottenere questa, per superare questo 50%. E siamo andati al demanio a chiedere, dopo numerose sollecitazioni scritte a cui non c'è stata data risposta, ci siamo alzati e siamo andati direttamente lì per parlare con le persone ed avere risposte. Per far questo, per l'Arca per esempio, per far ritornare l'Arca completamente spiaggia libera, non possiamo deciderlo noi, non può deciderlo nemmeno il demanio, ma c'è una commissione ad hoc per far questo, in cui c'è anche il genio civile, perché bisogna capire se quelle strutture che lì ci sono
possono essere demolite o meno. Quindi, come lei vede, non è così semplice, perché se fosse così semplice andare con una ruspa e sbragare tutto senza correre rischi di ricorsi o cose, di fare qualcosa che non è legale, io, stia convinto e sicuro, l'avrei già fatto. Quindi quest'anno, come l'anno scorso, fino a che non si può nuovamente erogare una concessione a qualcuno e far sì che una spiaggia libera sia gestita anche con una piccola concessione, magari di un chiosco, la spiaggia libera deve essere gestita da noi, deve essere gestita direttamente da noi, con i servizi che abbiamo dato l'anno scorso e anche meglio, perché quest'anno quello che ci siamo premuniti di fare e che abbiamo ottenuto sono più fondi sulla gestione delle spiagge. Quindi noi faremo bandi per il servizio di bagnini, i bagni e le docce, l'acqua potabile l'abbiamo già messa, la pulizia che prevederemo anche con delle figure in più, e anche la pulizia invernale, perché altrimenti non c'è altra soluzione, non c'è altra soluzione se non quella di ottenere nuovamente questo 50%, cioè questo superamento del 50% e dare in concessione delle piccole concessioni delle magari marittime. Ma fino a quel momento io non lo posso fare per norma. Non è che l'amministrazione si diverte perché non vuole che il cittadino abbia la spiaggia gestita da un chiosco. Non si può fare, è la legge regionale che lo dice. Quindi se non si può fare, di che cosa andiamo a parlare? Questo deve essere chiaro. Deve essere chiaro a tutti che fino a che non si è recuperato un qualche metro di spiaggia libera che ci consente di avere questo superamento, noi altre concessioni non le possiamo dare. E se si deve fare un'attività commerciale su una spiaggia per far sì che un gestore poi faccia anche la manutenzione, ci vuole una concessione demaniale marittima. Se no, non si può fare. Questo è quello. E quindi noi, sulla gestione delle spiagge, siamo costretti da queste norme. E nell'ambito di queste norme stiamo facendo degli sforzi grandissimi per essere veloci con i bandi, per fare bandi che ci consentono di stare anche nei limiti di legge. Perché guardate, tanti servizi sono inferiori a quello che potrebbero, cioè... Perché il salvataggio non parte dal 1° maggio tutti i giorni? Perché per fare un salvataggio così io dovrei fare un bando europeo che, se lo faccio partire adesso, lo assegno il prossimo anno e la stagione la scavallo. Quindi di che parliamo? Quando ci viene a dire si dovrebbe, perché non fate, perché non è... L'amministrazione si sta muovendo per fare tutto il prima possibile nel rispetto della legge e cercando di dare i servizi maggiori che si può dare, e combattendolo anche con gli atti vandalici che fanno questi signori, perché noi montiamo passerelle di legno e tutto, e poi la notte vanno, le smontano e le bruciano per fare dispetto, non dico a me, Giuliana Di Pillo, ma per fare dispetto alla collettività, perché qui funziona così. La gente non è educata ad avere gli spazi liberi che noi tanto vogliamo. La gente non è educata, perché se è vero che andate nel resto d'Europa, le spiagge libere sono aperte a tutti, ma ci fosse una persona che la sporca o fa un atto vandalico nei confronti della spiaggia della collettività. Quindi questo bisogna riconoscerlo, perché bisogna anche combattere contro questo. Quest'anno stiamo prevedendo e faremo anche qualcosa di più rispetto allo scorso anno, prevedendo delle passerelle che magari non le possono bruciare, perché questo dobbiamo prevedere. I varchi al pontile, consigliere De Luca, quante volte le abbiamo riaggiustate e quante volte vanno lì la notte e le rilompono. A Roma hanno passato un atto e non l'ho fatto io quei varchi, consigliere De Luca. Ecco, e infatti è passato a Roma un atto, infatti è passato un atto a Roma proprio per fare
dei varchi differenti. Ma come lei sa, perché nella amministrazione c'è stato prima di me, quindi non mi venga a dire se faccia dei soldi dalla Raggi, perché non è che se la Raggi mi dà i soldi io domani apro un cantiere per fare i varchi. Lei lo sa benissimo questo, lo sa benissimo. Quindi l'amministrazione, per muoversi, ha i suoi tempi, la necessità dei tempi. E questa amministrazione in un anno, se lei permette, si è fatta dare maggiori fondi per le spiagge. Questa amministrazione lo scorso anno ha messo a disposizione tutti i servizi, che se ne dica, perché sono state fatte le docce, le fontanelle in tutte le spiagge, sono stati abbattuti i chioschi che erano fatiscenti, è stato abbattuto il MED. Lei lo sa che hanno trovato i cosi, i serbatoi del gasolio vicino al canale interrati, e che lì ci sono rifiuti speciali da portare via? Allora non dica che l'amministrazione è stata ferma, perché l'amministrazione dall'altronzo a questa parte non è stata ferma un giorno, e voi l'avete visti per fare tutti i lavori che sono stati fatti, e non è certo stato facile, e non lo sarà quest'anno, e nonostante tutto noi comunque continuiamo a farlo e a cercare di dare i servizi migliori per quello che la norma prevede e per ciò che possiamo fare. Allora, come avevo anticipato a qualcheduno nel pubblico, è norma assunta nelle commissioni di dare la parola al pubblico se vuole fare qualche intervento dopo che hanno parlato i consiglieri. Quindi pregherei di pazientare, ho già preso nota di chi ha alzato la mano, sarà data parola quando avremo finito il dibattito in aula. Poi vi ricordate i nomi, perché non di tutti, però ho già preso nota di tre persone che hanno alzato la mano. C'era consigliera Masi che aveva chiesto di intervenire, però volevo chiederle se ritiene che sia prima il caso che finiamo il giro degli interventi. Va bene? Finiamo il giro, grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Rispetto a quanto detto dalla Presidente, che sottoscrivo in pieno, riguardo alla possibilità di emettere nuove concessioni marine marittime, ha ben spiegato la Presidente e cosa dobbiamo raccontare. Rispetto ai fondi, i fondi sono stati integrati rispetto allo scorso anno notevolmente, perché sul titolo 1 ci sono oltre 4 milioni di euro, quasi 4 milioni e 8. Sul titolo 2, e quindi parlo per investimenti, circa 2 milioni e 8. Quindi il lavoro fatto da questa amministrazione per far valere il decentramento sia sul verde che sulle spiagge è stato notevole, al di là di quello che si possa raccontare. Ora, gli investimenti, i bandi chiaramente partono quanto alla disponibilità economica, e lo fai sull'annualità. E quest'anno già proseguiremo il lavoro fatto lo scorso anno rispetto agli abbattimenti che state notando e che a breve termineranno per quanto riguarda le spiagge libere. Verranno rifatti i bandi chiaramente per il salvamento, i servizi essenziali fondamentalmente. In più si sta valutando la possibilità di integrare con il servizio di vagliatura. Ecco, mi soffermerei un attimino sul servizio di vagliatura. Quando lo scorso anno abbiamo previsto gli interventi una volta a settimana per il servizio di vagliatura, non è perché non volevamo farne di più, perché altrimenti avremmo superato sicuramente la possibilità, appunto, come fondi di farli noi a livello municipale, e saremo dovuti passare per la centrale unica d'appalto, insomma per il SIMO. E quindi i fondi dovevano stare su quel certo numero, insomma, di fondi, altrimenti avremmo previsto più pagliature. E invece è stato necessario tenerci su una pagliatura a settimana. Quest'anno si sta valutando di inserire una figura, sempre facendo una gara d'appalto, che farà un intervento manuale, la figura dello spiaggino, nel senso che ogni area, diciamo, sulle spiagge libere farà questo tipo di intervento manuale per andare a rimuovere quello che magari giornalmente i cittadini rilasciano, o piuttosto che magari si trova
sulla spiaggia rispetto alle mareggiate o comunque attraverso la variatura non si riesce a rimuovere. E l'altro aspetto, ma sempre stiamo valutando anche questo, di poter utilizzare i lettini sequestrati lo scorso anno per poter garantire ai cittadini anche questo servizio gratuito, ma appunto diciamo che è in corso di valutazione questa possibilità dei lettini sequestrati della cabina di bordo. Gli altri, chiaramente, gli altri interventi riguardano il riposizionamento dei campi sportivi e poi anche c'è il discorso della spiaggia per gli animali, che vorrei ricordare che lo scorso anno è stato fatto un appalto quando la spiaggia non era stata fatta, era stato fatto il rifacimento da parte del porto, quindi era stato concepito sui 300 metri lineari di fronte mare, poi dopo la spiaggia ha assunto una dimensione superiore e lì sono nate una serie di problemi, per cui abbiamo chiesto anche con il direttore la possibilità in corso d'opera di variare, di adeguare l'appalto. Abbiamo chiesto un intervento dell'ANAC insomma sul bando, però diciamo trascorso il periodo, quest'anno valuteremo un intervento chiaramente diverso, sapendo che la dimensione della spiaggia è questa. E, altri interventi riguardano anche gli abbattimenti in generale delle opere abusive, perché quest'anno siamo riusciti a ottenere 1 milione di euro sul titolo 1, quindi servizi, e quindi aumentiamo notevolmente rispetto allo scorso anno i fondi per la gestione delle spiagge. Stiamo cercando di fare il possibile, intanto che non supereremo appunto il 50% delle spiagge libere, poi poter ritornare a una gestione con concessioni demaniali marittime e quindi un servizio diciamo di affidamento attraverso chiaramente bandi pubblici. E poi nel dettaglio insomma sono disponibile a rispondere a domande specifiche, insomma. Questo è un po' il quadro. Grazie assessore. Scusi, finiamo un attimo però gentilmente. Allora, cosa voleva se. No, perché poi allora consigliere, io mi sono ripromesso di stare tranquillo e provare a rispondere, però se lei può fare polemica, io non ci sto. Allora, mi dica esattamente quello che voleva. Ma io ho detto, sono disponibile alla risposta. Gli ho spiegato rispetto allo scorso anno qual è stata l'area Gani, verrà fatta nello stesso punto, più piccola, nella parte della scogliera, quindi lasciando la possibilità di tutta la spiaggia libera all'accesso cittadino. Faremo la rampa di discesa. Sono disponibile a rispondere, però se vogliamo mantenere un livello di discussione tranquillo, facciamolo. Se vogliamo fare polemica, faccia lei. Allora, sui 200 metri di spiaggia il problema è questo, consigliere, non è che si trova un supermercato, cioè non è che io posso andare da Vitte o con 200 metri di spiaggia e mi ricordo che trovo. Purtroppo la superficie è quella e dobbiamo reperirla lì. Le ha detto molto bene la Presidente, anche perché ho partecipato anch'io, che noi avremmo la possibilità di reperire questi metri mancanti. Quindi che ci consentirebbero di arrivare a superare il 50%, perché attenzione, questo concetto deve essere chiaro, noi non è che dobbiamo arrivare al 50%, noi dobbiamo superare il 50%, perché tutti i metri quadrati, tutta la superficie che è in più rispetto al 50%, solo quella possiamo spendere per poter fare le concessioni da metri. Ma tra l'altro, brava, non tutta, la metà, perché se lo usassimo tutte riscenderemo un'altra volta sotto il 50%. Quindi è un gioco
equilibri, cioè dobbiamo reperire più metri e tenere soltanto il 50%, la metà, perché sennò andremo una volta ulteriormente sotto. Detto questo, noi siamo stati a De Mano, abbiamo preso contatti, come l'ha detto molto bene la Presidente, non è che possiamo andare all'Arca e demolire, che è un semplice fatto, non sono nostri. Lì c'è una situazione di immobili che sono del demanio, che vanno gestiti insieme a loro, bisogna avere il loro consenso affinché questo accada. Abbiamo iniziato una serie di incontri che sono partiti la scorsa settimana per poter arrivare a questo obiettivo. Gli incontri sono partiti la prossima settimana? No, è un anno che no, 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 ascolta, no. Allora, da un anno che stiamo andando in barca, perché dobbiamo verificare che cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Ora, a me la cosa che mi stupisce è che si pretenda di fare in 6 mesi quello che in 10 anni non è mai stato fatto. Allora, ci vogliono i tempi, perché vedete, consigliere, ascolti, ascolti. Quello del metodo che c'era in passato, non parlo della politica ma parlo della parte tecnica, ovviamente non mi permette mai di parlare in ambito politico, era un'estrema efficienza di atti, però sbagliati. Poi, se volutamente sbagliati o no, per cialtroneria o per dolo, questo non lo so, ma credo che sia la magistratura che stia verificando queste cose, perché sono diverse indagini. Però guarda caso, ogni volta che viene fatto un'ordinanza di demolizione, una decadenza di una concessione eccetera, c'era sempre un cavillo che il concessionario poteva appellarsi e fare ricorso a tassi. Noi abbiamo scheletri nell'armadio di tutte le concessioni, che riempiono uno, ne riempiono 50 di armadi, di ricorsi. Si riapriva il procedimento in modo che si consentiva poi al concessionario di impugnare una cosa di corso. Un gioco di scatole cinesi, di scatole vuote, debite, spostate, dove società a quel punto andava sbagliato volutamente l'indirizzo perché così non veniva notificato. Cioè, consigliere, cioè, sono dei geni, ok? Su questo. Detto questo, invece noi, a differenza del passato, ne facciamo uno al mese o uno ogni 6 mesi, lo ammetto, ma guarda caso i ricorsi vinciamo tutti, perché fino adesso non abbiamo perso un ricorso che uno ha fatto, uno, non abbiamo perso uno, di cos'è, tutti i ricorsi che abbiamo fatto, tutti i ricorsi che stiamo facendo, noi emettiamo perché facciamo un altro ogni 6 mesi, perché dobbiamo andare a fare tutta la verifica degli altri regressi, tutta la consistenza degli archivi, che sono enormi. Abbiamo a che fare con l'ufficio condono, che lei capisce bene che è un oceano per andare a trovare gli altri. Ci vuole tempo, dedizione e preparazione. Una volta fatto questo, facciamo l'altro. Ne facciamo 9 mesi? Sì, però guarda caso funziona. Quello lì che mettiamo poi va in porto. E la prova è che stiamo facendo delle demolizioni, il metodo che abbiamo demolito noi, l'epicentro lo stiamo demolendo noi. Perché? Perché abbiamo fatto degli altri che sono stati piedi, abbiamo vinto tutti i ricorsi fino al terzo grado. Prima le posso assicurare, ma non sono io a dirlo perché è la storia, non era così. Ogni volta che si faceva un ricorso, puntualmente si appellavano e dicevano, perché c'era sempre un difetto o formale o sostanziale sull'altro. Poi, voluto, non voluto, non lo so, però così è stata la storia di questo tema. Detto questo, ora in merito, quindi tornando al discorso dei 200 dell'Arca e delle altre cose, allora noi abbiamo fatto un incontro al demanio e perché stiamo valutando la possibilità di poter venire queste superfici di spiaggia e arrivare al fattore del 50%. Qual è il problema che è messo in sede di demanio? Che va istituita una commissione dove ci deve essere anche il genio civile. Ma qual è la funzione del genio civile? Perché se le strutture non sono di facile rimozione, vuol dire che quel bene fa parte del cespite patrimoniale e quindi non è detto che il patrimonio demaniale si voglia impoverire di quel bene.
È complessa la materia, consigliere, cioè non è una passeggiata. Non è che ci stanno la maggior parte. Ci sono strutture, no, ci sono strutture. Allora, ci sono strutture in legno, devo dire anche abbastanza importanti come superficie che conosciamo tutti. Ovviamente lì ci sono per esempio le cabine e altre strutture che non serve alla commissione, lo hanno già detto gli Aldevani, sono di, non di facile, di facilissima rimozione e su quella non c'è discussione. Altre strutture invece che hanno un basamento in cemento, hanno delle strutture sì in legno, con vetrate, ma importanti, va verificato non da noi, da una commissione nella quale c'è anche il genocide, di verificare se quelle strutture sono di facile rimozione oppure no. Se sono di facile rimozione, nulla questo. Si demoliscono, il demanio non perde nulla e quindi non c'è un impoverimento del cespite. Se invece sono, non sono di facile rimozione, il problema si pone. Perché si pone? Perché vanno a gravare, se dovessimo dare una concessione demaniale marittima con quegli immobili che non si possono demolire, andrebbero a gravare il fatto manico superficie in più di concessione da assentire. Questo è il problema. Quindi sono tutte verifiche che dobbiamo fare. L'idea è quella comunque, sia con l'Isola Fiorita e sia con l'Arca, di abbatterli, se ce lo consentiranno, per poter arrivare a questo 50%, anzi superare il 50%, e fare i bandi. Apro tutta una parentesi sui bandi e poi vi ho già detto tutto. I bandi purtroppo hanno questa criticità, che sono servizi. E lei sa bene che le soglie previste dal codice degli appalti dell'ARAC, la soglia dei servizi è molto bassa. Con 250.000 euro siamo già in soglia europea. Soglia europea significa una gara che non gestiamo noi, gestisce il SIMO, con i tempi del SIMO, che lei conosce bene, noi siamo molto più veloci, più immediati, il SIMO è molto molto laborioso. E con tempi molto lunghi, perché le procedure di pubblicazione, eccetera, è molto più lunga e molto più elaborata, essendo una gara europea. In termini ci vogliono non meno di 6-8 mesi, ma se va bene, perché su un tema del genere lei sa bene che ci possono essere ricorsi, contestazioni. Quindi se siamo fortunati ci mettiamo non meno di 8 mesi. Quindi cosa significa questo? Che noi dobbiamo lavorare scavallando un anno. Quindi l'obiettivo è quello di, se riusciamo ad arrivare, e spero di poter arrivare a questa soluzione per marzo, quindi se noi entro marzo con il demanio riusciamo ad arrivare a questo, a superare questo 50%, di poter preparare un bando europeo e mandarlo a gara, ma non per il 2019, per il 2020, perché ovviamente i tempi non ci sono, è ovvio, perché una gara europea va fatta con tempi molto più lunghi. Quindi per il 2020, se riusciamo a superare questo 50%, potremmo avere diversi chioschi sulle spiagge libere, con ovviamente tutta una serie di facilitazioni per noi sulla gestione, perché ovviamente nel momento in cui noi riusciamo a dare una concessione di maniera marittima, benché francobollo, benché il chiosco, ma ci consente di avere una gestione della spiaggia, una manutenzione, un controllo. E quindi sono tutti costi che non gravano sull'amministrazione, sul bilancio dell'amministrazione. Questo è un percorso che abbiamo iniziato, ci stiamo lavorando, ripeto, non è facile, ve lo posso assicurare, non è facile, perché le varianti sono tantissime, non decidiamo solo noi, questo l'ha detto molto bene il Presidente, se fossimo noi soltanto i registi dell'operazione avremmo già smantellato tutto, non è così. Ci sono gli enti subordinati, ci sono i tribunali, c'è il TAR, ci sono dall'altra parte gli interessati che reagiscono, non è che stanno lì inermi ad aspettare che uno gli toglie i beni, reagiscono anche loro, hanno più di avvocati, come lei ha ben ricordato, hanno più di avvocati, sono molto potenti e dobbiamo combattere questa gente. Allora ci riusciamo, no, sto dicendo, non è che è la tabula rasa, cioè come qualcosa in cui c'è una contestazione, c'è un ricorso, c'è il tribunale, un giudice una volta gli dà ragione, una volta gli dà torto, una volta gli dà torto, quindi, ok, il governo, noi per esempio abbiamo la
vabbè, noi adesso su questo tema stiamo valutando. Quindi questo è, diciamo, si sa, per quest'anno ovviamente, perché eravamo in possibilità di fare diversamente, stiamo lavorando sui bandi, abbiamo più fondi, siamo riusciti a ottenere più fondi dal Campidoglio, quindi la Raggi ci ha dato più fondi, proprio per questa gestione diretta delle spiagge e del Sono sufficienti i fondi? Sono sufficienti, per quest'anno. Perché la storia per... ha detto che era soddisfatta. Sì, anch'io. Anch'io. Poi qualcuno qua, la Presidente, dice i soldi... No, la Presidente ha fatto un altro discorso. La Presidente ha fatto... No. Allora, quest'anno questione di soldi non ne abbiamo. Abbiamo, tra l'altro, avuto, rispetto agli anni scorsi, un grosso incremento di fondi per... un grosso incremento di fondi per le demolizioni che ci consentiranno di demolire diverse strutture abusive una volta che le riscontriamo, e quindi quelle già tra l'altro consolidate, e mentre sui servizi abbiamo più o meno tutta una copertura, abbiamo sui bagnini, sui bagni chimici, su tutti i servizi, sulle pulizie, quest'anno, come ricordava bene la Presidente, abbiamo preferito anche fare un ulteriore servizio che è sugli spiaggini, che diciamo quella persona che quotidianamente va lì e fa non la grossa vagliatura, ma fa la pulizia minuta del pezzo di carta, della bottiglietta, eccetera. Quindi crediamo quest'anno di poter, speriamo, dare un buon servizio ai cittadini, con la speranza che dal prossimo anno la musica cambi, che dal prossimo anno si possono dare queste benedette concessioni e quindi a quel punto modificare l'interno. Grazie. Consigliere, io non ho detto che i fondi non ci sono, perché ho detto anzi che ci hanno dato più fondi, forse era... Sui varchi. No, cioè chiariamo il concetto, ci hanno dato più fondi. Sì. Forse non ho detto che ce l'hanno dati, abbiamo chiesto ma ce li hanno dati. E la cosa che ho detto è che ha ribadito il direttore e che c'è un limite sui bandi. Ok? Quindi noi possiamo dare più servizi, ma ci sono dei limiti sui bandi, questo ha detto, nel senso che... Allora, i varchi è un altro discorso, perché quelli li sistemiamo come li abbiamo sempre sistemati. Ho detto che però hanno approvato un documento per fare dei nuovi varchi, per cambiarli proprio e farne altri di varchi. Come erano praticamente una volta, anziché fare quel insomma, accedere direttamente dal pontile, direttamente sulla spiaggia, fatti proprio in maniera diversa, e un altro tipo di struttura, insomma, più duratura, più resistente, che non incorre in questi problemi di deterioramento. Su questo tema mi prendo l'impegno come commissione di arrivare a capire come verranno fatti tecnicamente, magari ne faremo oggetto di una commissione futura. Dunque, quello che... scusate, no, sì. Noi volevamo qualche risposta, grazie. Ci sono degli interventi segnati, dei consiglieri e poi del pubblico, quindi ribadisco il concetto. Io ho fatto una preghiera, non fate nomi di persone non presenti, se no dicevo che sono stati segnati gli interventi, sono tutti qua, quindi c'è una scaletta, però vi chiedo la cortesia, se no devo cambiare il regime della riunione. Probabilmente dovrei far uscire il pubblico di non fare nomi di persone non presenti, soprattutto se ci sono in corso degli accertamenti su ma anche se non ci fossero, comunque è corretto non fare nomi. La consigliera Masi si era prenotata.
Sì, Presidente, io vorrei capire bene perché 6 mesi fa noi abbiamo organizzato una commissione in Campidoglio Ambiente in cui si è parlato proprio dell'ARCA, quindi non mi è ben chiaro, però delle domande molto elementari, però vorrei delle risposte precise. Non mi è ben chiaro quali passi sono stati fatti da quella commissione lì, quindi 6 mesi fa fino ad oggi, per risolvere il problema, perché prima mi è sembrato che qualcuno, il direttore o il presidente, dicessero che ci sarà un incontro la prossima settimana. In questi 6 mesi che cosa si è fatto? Vorrei avere diciamo contezza di questo. Poi mi è sembrato di capire che i bandi per il salvamento, il bando che partirà sarà come quello dell'anno scorso, nel senso che nei mesi di maggio, giugno e di settembre il servizio non sarà garantito tutti i giorni. La domanda è: come mai, se c'era la possibilità di fare un bando europeo l'anno scorso, il bando, quanto mi avete detto che più o meno i tempi sono capito, adesso mi risponde, se i tempi sono più o meno di un anno, come mai non si è provveduto prima e che intenzioni si hanno ovviamente per il futuro, perché è evidente che un municipio litorale come quello della capitale non può stare con un servizio così carente. Per quanto riguarda la vagliatura, io non ho ben capito quando partirà il bando e come si intenda questa volta, perché prima è stato detto noi non abbiamo intenzione come l'anno scorso, perché ovviamente non eravamo pronti, siamo arrivati all'ultimo momento, questo è il succo, di pulire una volta a settimana com'era. Adesso invece la pulizia sarà più frequente. Io vorrei capire bene in che senso, cioè come effettivamente quando partirà il bando, come sarà improntato il bando, se la pulizia partirà da maggio e finirà a settembre, tutte le ovviamente informazioni inerenti il bando stesso. Vorrei capire poi gli abbattimenti, ok, però io vedo che a me dall'EpiSerf, e mi segnalano tra l'altro tutti i giorni i cittadini, purtroppo ancora non si è provveduto alla pulizia. Quando si, io non so se questo è stato detto prima, perdonate che sono arrivata con un po' di ritardo, però vorrei capire quando saranno pulite le spiagge, quando saranno tolti ovviamente i detriti dalle spiagge che sono anche pericolosi, e su questo vorrei anche una risposta precisa. È stato detto che quest'anno, testuali parole, per la gestione ci sono soldi sufficienti a disposizione. Questa è una grande responsabilità, nel senso che nel momento in cui un'amministrazione ha le risorse sufficienti deve per forza di cose fornire un servizio adeguato. Quindi su questo io chiedo, ma questo lo chiedo alla parte politica soprattutto, vorrei una risposta da parte dell'assessore o da parte del presidente, quali effettivamente sono i servizi che saranno dati, e questo riprendo anche il bando sulla vagliatura, sulla pulizia, quali sono i servizi delle spiagge, perché voi oggi, diceva il direttore prima, magari nelle scorse consigliature c'è stato diciamo una gestione, non si è capito bene, poco corretta, però effettivamente quando ci sono le risorse disponibili i passi amministrativi vanno fatti, e quindi chiedo se i servizi quest'estate saranno all'altezza di quello che avete a disposizione. Prima di dare risposta, allora, vorrei che i prossimi interlocutori si segnassero le risposte, perché molti dei temi sono stati in pratica magari la consigliera dovremmo allora consigliera però... vada con una domanda alla volta. I passi sono stati fatti, è stato già detto, ci sono stati dei colloqui con la regione e con il Demanio. In primis con la regione, se fosse stato possibile ridarla in assegnazione come concessione, e questo si sarebbe potuto fare, ma a questo punto c'è una cosa da decidere, perché se tu fai un bando per ridarla in concessione, allora prima cosa è un bando che non gestiamo noi, è un bando con un CIG molto cicciuto, e quindi deve essere per forza passata a Roma Capitale, e per questa stagione non si sarebbe fatto in tempo comunque a riassegnarla. Poi non è, diciamo, nelle idee dell'amministrazione, in quanto l'amministrazione mira a recuperare
quei metri di spiaggia libera che consentono di avviare l'iter per poter gestire con piccole concessioni francobollo, chiamiamole così, tutto il resto delle spiagge. Quindi l'amministrazione mira a recuperarla magari come completamente spiaggia libera. Per far questo sono stati interpellati altri organi e si deve convocare questa commissione a vario, ad ampio raggio, di cui parlava anche il direttore, in cui c'è anche il genio civile, per farci dare questa autorizzazione a dire ok, butta giù tutto perché puoi recuperare il 100%. I tempi il prima possibile, consigliera, perché è una commissione, io la sfera di cristallo non ce l'ho, perché se convoco il genio civile, queste persone, non lo so quando mi danno l'appuntamento, sono tempi loro, cioè loro chiaramente non hanno un interesse così forte come me che ci andrei domani a fare questa verifica, no? Hanno tutto, deve passare da loro questo ok, noi cerchiamo di accelerare i tempi e di farlo il prima possibile. Fermo restando che comunque delle strutture le possiamo comunque buttare giù senza autorizzazione, i fondi per quello ci sono, quindi lì ci muoveremo per fare un bando e comunque buttare giù le parti che possiamo buttare giù. Questo per l'Arca. Salvamento. Il salvamento verrà fatto allo stesso modo dello scorso anno, perché l'ho già spiegato, perché comunque è il limite massimo per cui io posso fare il bando, non posso andare sopra soglia. Quindi più di... Allora, se l'ha capito, che ha chiesto? Un'altra cosa, ha chiesto, lei ha parlato di bando europeo, perché quest'anno non è stato fatto, se in futuro... Perché un bando europeo, se io lo faccio adesso, lo assegno quest'altro anno, consigliera, e lei quest'anno chi li gestisce, i bambini? L'anno scorso è uguale, i fondi non c'erano l'anno scorso. Allora, io l'anno scorso i fondi li ho avuti in due tranche. Una prima tranche che mi consentiva di fare, anzi nemmeno io, perché c'ero quando sono stati assegnati i fondi. Ok? Quindi i fondi sono stati assegnati e vengono assegnati con una tempistica, cioè non è il Campidoglio me li dà adesso. Allora, si ricorda il bando EC, per esempio? Il bando EC, il bando europeo, ci ha avuto 2 anni e più di vuoto, perché prima che venisse assegnato c'è stato un problema. Allora, questa cosa, cioè che vogliamo fare? Vogliamo fare il bando europeo adesso per il prossimo anno? Se state stiamo senza servizi, se è così. La soluzione, consigliera, è proprio quella che abbiamo detto, di arrivare a raggiungere questo 50% e superarlo per non dover avere questa situazione, perché purtroppo questa è. Ecco. Poi i servizi comunque vengono garantiti, perché poi durante l'estate piena il servizio veniva garantito tutti i giorni, mi consenta. Però sarebbe opportuno, lei concorderà su questo, farlo partire a stagione, maggio, settembre. Assolutamente sì, però non ci sono le condizioni per poterlo fare in questo momento. Il servizio di Vagliarura è la polizia delle spiagge. Il servizio di Vagliarura, e anche questo, è la stessa identica cosa, che noi per quanto riguarda la Vagliarura facciamo un bando che ci consente di fare quello al massimo. Quest'anno, per poter aumentare il servizio di pulizia, abbiamo previsto la figura di coloro che vanno a fare la pulizia a mano, perché così è sicuramente molto di più rispetto allo scorso anno. Quindi per quanto riguarda la pulizia possiamo avere molto di più rispetto allo scorso anno, perché sarà Vagliatura più pulizia quotidiana, adesso so come verrà predisposto il fatto, anche di spiaggino, l'abbiamo chiamata così la figura, ma insomma la persona che si occupa della spiaggia manualmente. Le chiedo, Presidente, parlo con il Presidente della Commissione, quando ovviamente sarà, gli uffici lavoreranno al bando, di sottoporlo alla Commissione per un approfondimento. E poi volevo chiedere l'altro aspetto, per quanto riguarda i servizi che diceva l'assessore Ieva, cioè che c'è la possibilità lì delle DAI o i direttivi,
come si intende organizzare questo servizio? Ma guardi, allora il discorso, è che qualora i lettini, alcuni sono già passati a confisca e quindi sono già, diciamo, nel nostro possesso. Quando ne abbiamo un buon numero, noi li daremo gratuitamente alle persone che ne possono usufruire. Servizio del comune direttamente, perché ovviamente non potendo essere affittati, perché diventa un'attività commerciale per la quale, ricordo, ci vuole la concessione, il comune li eroga direttamente e li dà come servizio alle persone che ne vogliono usufruire. Ci sarà qualcuno che lì prenderà il documento, adesso si regolamenterà questa cosa. Anche questo chiedo che sia ovviamente approfondito in commissione nel momento in cui sarà lavorato al... Grazie, allora... C'è altro? Sì, io volevo chiedere... No, mi sembra... Grazie, io non farò domande perché... me ne sono fatte tante e tante mi sono dato risposte da solo, ma una domanda sì, bravo, grazie, e una domanda la voglio fare perché sono stati apposti quei tre lutti sulle bandiere, se si può sapere. Presidente, lei non si accorge mai, ma sono stati apposti 10 minuti fa quei tre lutti sulle bandiere. Questo è se è successo qualcosa, ecco, questo è entrato il cerimoniale e ha fatto questo. In un anno e mezzo è molto tanto qua, però in questo caso voglio dire che è successo, mi piacerebbe sapere. Vabbè, adesso comunque magari ci danno risposta, così capiamo. No, io volevo solamente... Dice bene il consigliere De Luca, cioè nel senso, qui dopo 6 mesi sono le solite risposte, le solite cose, cioè... voi dovevate essere la nuova politica, quella che abbatteva la burocrazia. Certo. A proposito, per questa cosa che era una disposizione della sindaca per la morte dell'onorevole Giuseppe Zamberletti, che è fondatore della protezione civile. Quindi questa era la notizia. E allora forse io chiedo anche un minuto di silenzio, visto che si è occupato l'onorevole Zamberletti di tante tragedie da 40 anni, eh? Va bene. Va bene, grazie. Allora, ecco, io dico, voi diciamo eravate la nuova politica, quelli che dovevate annullare, annullare è un po' impossibile, è sicuramente impossibile, ma ridurre la burocrazia, con voi la burocrazia è sicuramente aumentata, perché poi sono tutti, la parola che va di moda all'interno di questo municipio è che nulla dipende da voi, nulla dipende da voi, quello non si può fare, questo non si può dire, quello non si può, sotto soglia, è un anno che parliamo di questo. Allora mi dispiace che è uscito il direttore, perché forse è l'unico che poi alla fine almeno capisce quando uno parla, no? Meno male, esatto. Allora, noi stiamo parlando di 200 metri di spiaggia mancanti per poter sistemare che cosa? Il mare di Roma, eh? È chiaro che se oggi parliamo di questa commissione perché siamo qui perché il lungomare di Ossa è sotto gli occhi di tutti, no? Cioè, non so, se vi dico non l'ho visto mai come oggi, voi dite che prima era peggio, comunque lasciamo, lo vedo un bel po' peggio, eh?
di tante altre volte. Allora, mi creda che là non c'è nessuno del mio partito, proprio l'assessore Iera. Forse sono talmente cose vere, lei mi continua a dire dei soldi, però poi la gente non è che... Ok, ma io non l'ho interrotto, assessore. Grazie. Allora, direttore, per me male che è rientrato, se non parlo con lei con chi parlo? Qua mancano 200 metri per una disposizione regionale, per una legge regionale. Mi corre l'obbligo di interromperla perché io sono più presente, sono presidente della commissione, quindi lei non può dire se non parlo con lei con chi parlo. Perché sto sincero. Allora, scusa. Allora la domanda a tutti, però l'ascolti meglio il direttore perché è più rivolto a lui. Allora, sono 200, mancano 200 metri per poter mettere a bando le nostre spiagge. Benissimo. Benissimo. E se questo non lo fa, e se questo per una disposizione regionale, ma ve l'avete detto poco fa. Allora, ma se questo, sì, ma il direttore ha detto che mancano 200 metri. 200 metri, almeno io ho preso per buono quello che ha detto il direttore, non lo so. Ma se mancassero 200 metri, consigliere Ricci, o un chilometro, per sistemare questa cosa, noi siamo la politica. È stata fatta una commissione in regione sulla morbidità, sulla Roma Lido, che pure là non è stato cavato il ragno da un buco, ma la politica ha questa funzione. Si fa una deroga. Si fa una deroga. Si va in deroga. Si va in deroga. Si assume la responsabilità di andare. Si va in deroga. Ci si assume la responsabilità. Sono abituato molto male. Invece voi siete abituati a tenere una spiaggia come questa. La politica, lei non sa neanche quello che deve fare la politica, però deve fare questo. Ok, per il bene del mare di Roma si può andare in deroga, una deroga pubblica. Ci manca 800 metri, ci manca un chilometro, ma noi il banco lo facciamo uguale. Questo sa di fatto che parlate di area Gani, oggi Ostia è tutta l'area Gani. Cioè io il Gani non ce lo manderei, neanche nelle aree Gani che avete fatto l'anno scorso. Però è così. Però io voglio dire, non c'ha quasi più senso venire in commissione a sentire voi, che cominciava a dire che non è più colpa vostra. Facevamo bene quando abbiamo fatto lo sciopero di un mese e non volevamo il gettone di presenza. Questo veramente, ma forse i cittadini se ne rendono conto. Non ha più senso. Assessore, grazie. La ringraziamo per la sua sensibilità, per il suo pensiero, la ringrazio per questo e sto dicendo ai membri della commissione della maggioranza che questa commissione ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni e va rispettato per le proprie. Quindi se avete bisogno, volete fare un intervento, presegnatevi e fate un intervento, questo sto dicendo, ma non interrompete chi parla. A seguire la Margherita Aurelia, prego. Sì. Grazie Presidente, io mi limiterò a farle qualche domanda, ma volevo fare una breve premessa. Quello che mi fa più dispiacere di tutta di questa commissione e di tutto quello che ci avete comunicato in questa sede è proprio un'altra volta, per l'ennesima volta, per me, per come la vedo, una mancanza di visione politica, di disegno politico del nostro litorale, della nostra estate, per la seconda estate di fila, Ricci è inutile che dite, ma è la seconda estate di fila, non è più la prima, non è più una prova. No. Secondo me non riderei perché abbiamo... Se la piange qui. Non riderei perché... Non riderei perché a mio parere... Non riderei perché a mio parere
la situazione è molto grave. Io posso capire i tempi burocratici che abbiamo, ma non posso far finta di niente pensando che questo è il secondo, è la seconda stagione, è la seconda estate in cui appunto c'è di questa amministrazione. È la seconda estate in cui percepisco che i moniti che provengono dall'opposizione vengono visti più come critiche o polemica fine a se stessa e non vengono invece percepiti come come suggerimenti, come consigli. Io diciamo che, e questo me lo dovete confermare voi, avremo una stagione dell'estate 2019 quasi identica a quella che abbiamo avuto l'anno scorso. Non ci sono né cambiamenti né miglioramenti. A me sembra, come ho detto prima, il fatto che ci sia per me una mancanza di disegno politico è perché qui si continua a ragionare di sei mesi in sei mesi. Non si comincia a ragionare dal 7 dicembre 2017 al 28 al 29 gennaio 2019. Non c'è questa fine di ragionamento, perché si continua a ragionare di sei mesi in sei mesi. E che cosa abbiamo risolto? Ci ha spiegato che a parte vorremmo sapere, quest'estate l'arca, quindi che cosa si fa? Non si riesce a sapere, perché lei ha detto questa cosa. Non si riesce, l'obiettivo dell'amministrazione sarebbe quella di rendere la spiaggia libera di nuovo a tutti gli effetti, giusto? Però non ci sono le tempistiche necessarie, quindi quest'estate cosa ne sarà dell'arca? Cosa sarà l'arca quest'estate? Non è la stessa domanda, perché la domanda che mi è stata fatta prima è quali sono i procedimenti, però non si è capito quest'estate l'arca che cosa sarà. Poi, la nostra intenzione come Partito Democratico sarebbe quella di vedere davanti all'ingresso di ogni stabilimento balneare un cartello semplice, chiaro, esplicativo di accesso libero alla battigia davanti a tutti gli stabilimenti con l'articolo sotto, poiché questo non è visibile e perché le persone non sanno di questa possibilità, siccome e questo le garantisco che se lei ad oggi anche va a farsi una passeggiata sul lungomare, il lungomuro, come vogliamo chiamarlo, lei non entra, ad eccezione di forse uno stabilimento su tutto il litorale. Questo glielo garantisco. Quindi vorremmo ci farebbe piacere vedere la possibilità confortata appunto con quella dell'ambulanza di vedere un cartello chiaro davanti ogni stabilimento dal comune, dal municipio, certo, ovviamente noi che ci mettiamo a prepararlo, io ho dato questo cartello. Comunque se possiamo fare sì in questo, poi lascerei comunque la parola al pubblico che magari ha allora che non ci sia la visione politica, questo mi sento di non dirlo, perché comunque prima il consigliere De Luca l'ha accennato, il PUA. Allora tutto questo, consiglieri, è in attesa dell'approvazione del PUA che prevede sui tempi. L'approvazione del PUA, attenzione, l'approvazione del PUA, poiché prevederà una diversa, proprio quello del 2005 ancora in vigore, vabbè, non si possono sentire inesattezze, sta dicendo inesattezze, c'è il PUA del 2005 che ancora è ancora in vigore. Allora il PUA del 2005 è stato oggetto di una delle domande, perché così questa cosa la chiariamo pure questa,
di una delle domande fatte alla riunione al demanio. Proprio questa è stata. Ma la risposta è stata che quel PUA ha delle norme che cozzano con quelle dell'attuale legge regionale e quindi non è applicabile. Quindi noi in questo momento siamo senza il PUA. Quindi in questo momento il PUA non c'è. Ma non è questo a cui io volevo. Ma non è questo a cui. Scusate, scusate, perché allora il discorso del PUA, consentitemi, io adesso non lo sto facendo riguardo a quello che voi volete applicare, norme, non norme, la posizione del cartello, su cui io sono anche d'accordo con la consigliera Uelia, che perlomeno bisogna riconoscere che ha lanciato una proposta e che può essere accolta. Lavoriamoci, ragioniamoci, sono disponibile a tutto. Il discorso del PUA riguarda la visione politica, nel senso che questa amministrazione intende ridare un altro aspetto a quelle che saranno tutte quante le concessioni, che da 71 che sono diventeranno una decina di ambiti e che prevederanno tutto quanto un diverso disegno della costa. E quindi in questa ottica, quando verrà approvato il PUA, comunque andranno a bando, guardate, questa non è cosa da poco, perché significa superare anche tutte quante eventuali proroghe o cose, perché quando deve essere approvato quel PUA è un regolamento di come deve essere fatta la costa, sicuramente andranno a bando. E nell'organizzazione del PUA gli ambiti partiranno addirittura dall'idroscalo per arrivare fino alla fine delle spiagge. Quindi noi questo problema poi della gestione diretta delle spiagge non ce l'avremo, perché l'avrete visto, il regolamento prevede che in ogni ambito ci sia il 50% di spiaggia libera per aderire alla norma regionale e che ogni 50% di spiaggia libera sia la metà libera e la metà libera con servizi. Quindi è scorretto dire che non c'è una visione politica. Poi, su quello che dell'ordinanza, ripeto, in questo momento non è fatto bene, non è applicato e si può migliorare, facciamolo. Sono d'accordissimo. Ci possiamo mettere anche in commissione, seduti al tavolino e vedere che mancano i cartelli, ok, li mettiamo. Che manca questo, ok, lo facciamo. Ma non dite che non c'è, che c'è una mancanza di visione politica. E non dite, mi scusi, e poi, scusate, e quando Marchesi dice bisogna fare le deroghe, come è una eccezione, la politica può fare questo, allora la politica non può andare contro le norme. La politica non può andare contro le norme. Mi scusi, se c'è qualcuno che potrebbe fare un'eccezione al 50% alla legge regionale, forse la regione, non è il vaccino. Chiediamo! Scusate, per quanto riguarda l'arca, è stato detto che è stato esaminato il tema dal punto di vista delle nuove concessioni. Qualora non ci fossero, come abbiamo visto, si parla della prossima stagione, rimane inteso che su quella spiaggia verranno assicurati i servizi come per le altre, quindi comunque l'amministrazione si farà carico di garantire al meglio i famosi 5 servizi essenziali che stiamo cercando di migliorare con la migliore dotazione. Quindi per quest'anno cercheremo di migliorare da quel punto di vista. Certo, tutto è perfettibile e l'apporto di proposte è sicuramente utile. Abbiamo molti prenotati. Ricordo che avevamo parlato o comunque avevamo parlato in una delle commissioni appunto.
appunto preposte per esempio per l'argomento mare, di un sistema di segnalazioni che avevamo messo in atto, così che i cittadini avevano la possibilità di segnalare quelle che erano le criticità e i problemi della stagione dell'Irlanda. Questo servizio poi è stato messo in atto, sono arrivate segnalazioni, che cosa si è fatto? Perché poi rischiamo di votare cose e di scordarci quello che votiamo e non vanno più in porto le cose. Quando poi esista... vogliamo fare un resoconto come è andata quella stagione, lo rischiamo un'altra commissione, perché effettivamente qui siamo un po' per discutere quella che è la prova. È stato fatto sì o no? Sì che è stato fatto, sui risultati dovremmo chiedere a chi è il posto, io adesso non ce li ho. Se era prenotato De Donno, vi pregherei di stringere perché noi alle 11:30 dobbiamo chiudere. Grazie. Sarò breve. Allora io mi concentro in modo molto concreto sulla parola spiagge libere, e la mia concretezza mi fa fare due auspici e una utopia. 2019, spiagge libere da detriti e abbandoni, spiagge libere non pericolose. Io mi auspico questo, che i bambini possano andare a giocare liberamente senza vedersi un chiodo arrugginito nel piede, che così anche i disabili possano accedere al mare, e mi auspico che il 2019 ormai ci dobbiamo accontentare di spiagge libere da detriti e abbandoni. Questo io auspico immensamente. Il 2020 sarà l'anno delle spiagge libere attrezzate, con servizi, ed è anche questo un auspicio che possa accadere. L'infinito, cioè l'utopia, sarà che ci siano delle spiagge o lungomare in cui la legalità venga riconosciuta pienamente anche per gli stabilimenti, ma questa è un'utopia. Questa lo vediamo un po' all'infinito, però utopia non vuol dire che siamo completamente scoraggiati, vuol dire che purtroppo ci sono degli ostacoli che vanno rimossi a questa piena legalità anche per gli stabilimenti. La visione politica c'è, certo, ma è una visione politica troppo diluita e troppo spalmata. Deve essere una visione politica che spinge, che irrompe per poter arrivare ad avere quello che abbiamo diritto di avere. Le spiagge sono di tutti, sono dei cittadini, sono un bene comune. Dobbiamo allontanare il concetto di proprietà privata per quanto riguarda tutto ciò che è pubblico, l'acqua, il mare, le spiagge, il verde, l'aria. Queste cose non devono essere assolutamente recintate, ma eventualmente amministrate, perché sono di tutti i cittadini. Grazie. Grazie. Donno, sposo completamente l'utopia che sta nei nostri cuori. Prego, Pozzi. Grazie Titolo, parlo purtroppo senza l'assessore o la presidente. Io ho seguito con molta attenzione, non faccio parte della commissione, sono abbastanza deluso dalle risposte, perché quantomeno oggi mi sarei aspettato la sicurezza che almeno quest'anno, stante la situazione di spiagge libere che non avranno servizi, l'avete spiegato abbondantemente, almeno oggi qualcuno sarebbe dovuto qui a dire partiremo in tempo, perché io voglio ricordare che lo scorso anno quei servizi minimi che costarono circa 1 milione all'amministrazione, cioè la vagliatura, il salvamento, i bagni chimici eccetera, arrivarono progressivamente con grandi ritardi. Quindi volevo dire alla Presidente che sentir dire da lei stamattina, nel cuore proprio dell'estate, l'ultimo ad agosto ce l'avevamo, il salvamento, mi lascia veramente basito, perché
Il mare dovrebbe essere una nostra risorsa tutto l'anno. Ed è giusto quello che ha ricordato De Luca, certamente verso gli stabilimenti e verso l'amministrazione che ha delle responsabilità chiare. Ma è pure giusto che qualcuno di voi magari si indigni se io oggi, che è gennaio, vado a passeggiare con il sole sui varchi del Pontile e trovo una discarica, addirittura i botti di Capodanno, oppure trovo l'ex Amanusa, che è l'unica spiaggia libera in un lungo tratto di stabilimenti, trovo una discarica. Allora io tanto vi chiedo, che cosa vi impedisce oggi di andare, signora Presidente, a pulire quella spiaggia che è comunque sia frequentata? Perché io l'altro giorno ci ho trovato podisti, gente che camminava, c'è il camping internazionale di fronte, quindi poi li chiamiamo al tavolo del turismo a parlare di rilancio del lungomare e gli lasciamo una discarica all'ex Amanusa. Io non ho parole, cioè vi chiedo come fate a stare sereni, no? Pensando poi a un futuro. Oggi avete delle responsabilità. Mi dispiace dirlo, e anche quando sento dire però ci vogliono 6 mesi, 8 mesi, cioè qui siamo sempre in ritardo, perché forse 8 mesi fa lo sapevamo che ci volevano 8 mesi, adesso per fare un esempio, no? E invece siamo sempre in costante ritardo. Allora io vorrei capire, se posso più concludere dopo aver ascoltato. Allora, la domanda è intanto se partiremo in tempo, Presidente, cioè se il primo giorno della stagione balneare avremo quei servizi sulle spiagge libere che state dicendo, cioè ce lo potete garantire? La seconda cosa è perché non andate a pulire l'ex Amanusa, visto che i soldi avete detto ce ne sono un sacco, che cosa vi impedisce di andare a fare una bonifica lì e altrove, anche sulle spiagge di Ponente? L'ultima cosa, e poi non vi annoio più e vorrei che i cittadini parlassero, è avete riparlato dell'area Cani. Io dico che la scorso anno fu un'esperienza negativa per il gestore, per gli utenti e per la città, perché volete andare a rimpiazzare un'area Cani in un punto secondo me assolutamente non consono, tra l'altro di fronte all'unico hotel, anzi due sono a 4 stelle, in un luogo poco raggiungibile. L'esperienza del passato avrebbe dovuto insegnarvi che quell'operazione era sbagliata, quindi magari cercavate un'altra spiaggia. Invece evidentemente vi piace ripetere quelli che per me, per carità, saranno altri errori. Ecco, e l'ultima cosa, però ne riparleremo, è quella di donare, sento dire oggi, sdraio, lettini, cercheremo poi di capire in che modo un'amministrazione può farlo, però le domande principali insomma erano quelle che vi ho posto. Allora, per poter fare la pulizia ho bisogno di una ditta in appalto che mi fa la pulizia. Per il prossimo anno, visto che i fondi sono di più, prevederemo anche un appalto invernale, in modo che anche l'inverno possa continuare ad esserci una pulizia della spiaggia. Però ripeto, consigliere Bozzi, adesso fino a che non c'è l'appalto, non lo so poi se il direttore possiamo fare un qualcosa in un'altra maniera, quello me lo deve dire lei. Altra cosa, io tengo a precisare che nessuno qua è sereno di come è questa gestione, perché è stato già detto che nessuno è sereno, ma purtroppo, allora quello che dobbiamo riuscire a capire che i tempi delle amministrazioni sono dettagli, cioè non posso fare un bando se non ho già i fondi, cioè non lo posso fare, non è possibile. Io capisco che da fuori questa cosa è difficile da capire, perché uno dice che ci vuole, ma purtroppo guardi, mi rassicuro, cioè allora fino a che tu non hai chiesto i fondi, l'hai ottenuti, c'hai la disponibilità, non puoi partire col bando. Quindi quello è un altro discorso, però scusi, abbia pazienza, però scusi consigliere, allora, abbia pazienza, vabbè, io rispondo alle vostre domande, però alle sue io ho già risposto. Allora, noi quest'anno abbiamo avuto una maggiorazione di fondi che ci consentirà pure di mettere in piedi un appalto invernale.
fare per la pulizia? L'altro anno non ce l'avevamo, ma con che l'andavamo a fare la pulizia delle spiagge? Abbia pazienza! Cioè, ma voglio dire, le cose che si dicono devono essere anche però circostanziate e avallate da insomma fatti che vi abbiamo spiegato, sono concreti, è dall'inizio della commissione che vi stiamo dicendo sempre le stesse cose, però non si possono fare quelle impossibili. Quelle impossibili non si possono fare, purtroppo. Non credo. Commissione impossibile. Allora io devo purtroppo per gli impegni che ho devo lasciare la commissione e brevemente dico due cose che sono state dette dai consiglieri. Allora, in merito al fatto che la gara europea duri 8 mesi e quindi si possa dire, vabbè, se voi lo sapete, se avete già un anno, non è così e voi lo sapete meglio di me, c'è un aspetto contabile che non è rilevante, noi i soldi li abbiamo a gennaio. Quindi se io faccio il servizio ho i soldi a gennaio, tra l'altro seconda metà di gennaio disponibile per il bilancio in corso corrente, quindi vuol dire sono cose che si sanno, cioè perché allora nei momenti in cui io ho i soldi a gennaio ci metto 8 mesi, io ho la gara pronta ad agosto, settembre, cioè non è già finita la stagione, quindi questa cosa va programmata dopo saltando un anno ed è quello che stiamo tentando di fare quest'anno. Quindi in merito alla pulizia della spiaggia, volevo dire questo perché l'ho vissuto sulla pelle, perché l'altro anno diciamo, abbiamo cercato di tamponare il più possibile le emergenze, eccetera. Allora, come voi sapete, questa gestione delle spiagge direttamente dal municipio è nata dai fatti che tutti conoscete, di Marca Capitale, quindi di gestione di concessioni bagnate, chioschi, abusivi, la mafia, eccetera. Perché prima questo problema non c'era, c'erano i gestori più o meno legittimi, chi c'era, chi non c'era, non c'era questo problema a portare i bagnini, a portare quello, cioè. Quest'anno purtroppo da 2 anni abbiamo questa esigenza di nuovi fondi eccetera. Il ritardo, consigliere Pozzi, dello scorso anno che c'è stato è stato dato dal fatto che non avevamo fondi immediati disponibili, perché i fondi sono stati dati con notevole ritardo per problemi contabili, di bilancio, e quindi siamo potuti partire con le gare in ritardo, quindi non abbiamo avuto fondi disponibili per nell'immediato e quindi abbiamo dovuto posticipare, ecco perché i servizi sono partiti in ritardo, non per cattiva volontà dell'amministrazione, ma perché non erano disponibili i fondi. Nel merito della polizia vi posso assicurare, perché è sulla mia pelle che ho vissuto questa cosa, non è semplice. Vi spiego perché. Vi racconto l'episodio che è successo, ma sono successe più volte lo scorso anno. Soprattutto alla Manosa, che ha una slogazione un po' periferica, è poco controllata, diciamo, non è semplice, insomma, gestire. Un giorno d'estate noi pulimmo la spiaggia totalmente con la vallatura, era un tappeto, era pulitissima, la notte vanno i vandali, staccano delle tavole dalla passerella, ci fanno i falò, la mattina dopo alle 8 sulla stampa locale e sul Messaggero foto con i chiodi, il giornalista e il Messaggero lì con la cosa, il piede per aria, la ferita eccetera. Tutti, spiagge sporche, chiodo arrugginiti, consigliere di tonno, chiodo arrugginiti, non lo schifo, eccetera. Quando, e l'ha detto bene la Presidente, c'è il vandalismo, non c'è cosa che tenga, consigliere. Lasciamo così, no, questa è la soluzione. Non sto dicendo che deve essere così, sto dicendo che molto spesso quando si va a vedere, come è successo più volte lo scorso anno, situazioni di sporcizia sono dovuti non a mancanza di attività di pulizia, ma sono dovute al vandalismo, perché le ho fatto l'esempio precedente, quando noi siamo intervenuti e la sera la spiaggia era pulitissima, la mattina dopo siamo finiti sul giornale, no, più volte, consigliere, sono finiti più volte. Ora, questo non significa che noi
possiamo giustificare. No, noi non. Beh, consigliere, beh. Allora, quando noi andiamo a lei, guardi, lei pensa che viaggerà come tutti, io viaggio, mica cioè, quando si va all'estero e poi torniamo qui con la bocca piena di parole e diciamo, ah, la Spagna è pulita, la Francia. Anche perché non si. No, anche perché guardi, un principio. Esatto. Posso dire che già non sporcare aiuta. Già non sporcare aiuta. Perché se non si sporca poi non si deve pulire. Quindi già aiuta, già fa il suo, se uno per strada non butta una cosa per terra, una sigaretta, un pezzo di carta, una bottiglia. Capisce? Le altre città sono. Ma tu vicino non mi sembra che ci sia sul salotto, eh! Se io vado a porto di vicino, se io vado al porto di vicino non mi sembra un salotto. Non mi sembra tutta sta questione. Per quanto riguarda quest'anno invece, consigliere Bozzi, noi siamo partiti ovviamente avendo fondi disponibili nei tempi. Probabilmente riusciremo a dare servizi all'apertura della stagione balneare, cioè il 1° maggio, sempre che vada tutto liscio, nel senso che noi ci siamo attivati, gli uffici stanno lavorando, i bagni sono predisposti, li stanno modificando per fare qualche correzione, li pubblicheremo. Poi, come voi sapete, le gare non sempre vanno lisce, perché ci possono essere dei ricorsi, ci possono essere delle cose che bloccano, ci possono andare gare che vanno deserte. Noi abbiamo avuto quest'anno moltissime gare che sono andate deserte. Quindi non è detto che, per esempio, abbiamo perso dei fondi sul bilancio per 70.000 euro per l'attrezzatura ginnica, perché non si è presentato nessuno e quindi non siamo riusciti a impegnare i fondi entro il 30 dicembre. Questa è la realtà di Ostia, dopodiché noi ce la mettiamo tutta, però può essere anche che, per esempio, faccio un esempio, sui banchini non si presenta nessuno, o si presenta una ditta e poi, cioè, non è semplicissimo. Quindi se va tutto bene dovremmo riuscire a dare servizi il 1° maggio, sempre che vada tutto bene. Grazie. I cartelli abbiamo detto di sì, che prenderemo un impegno a mettere questi pendenti cartelli che siano con il logo del comune, che richiamano l'articolo e che garantiscono l'accesso al libero accesso alla mente. Devo, prima di passare la parola alla consigliera D'Alessio, volevo ricordare un punto che è messo chiaro da quello che ha detto il direttore. Dovete immaginare che ad Ostia non c'è una continuità storica nella gestione degli spiagge. Noi abbiamo un punto zero, che è stato quello che ci ha portato dietro Mafia Cagliari. Quindi voi non potete dire l'anno dopo è peggiorato, ma doveva peggiorare per forza, perché c'era comunque una situazione che non poteva essere replicata l'anno dopo. All'anno zero sono partite due cose per il nostro municipio. Primo, la reperibilità di fondi, e vi ricordiamo che questa amministrazione è il primo bilancio che gestisce e quindi può chiedere i fondi. Quindi bisognava mettere più fondi di quelli dell'anno prima di Mafia Capitale, perché prima la spiaggia si autopuliva con quelle concessioni imperfette. Dopo, quindi, il primo problema era quello di reperire i fondi, il secondo problema era quello che vanno detto delle gare, e quindi per fare una gara che sono in più anni bisogna fare un anno di vuoto. Quindi immaginate che questi due anni che abbiamo vissuto sono due anni come se fosse l'anno zero, l'anno uno e l'anno due, e gli sforzi che vi ha rappresentato l'amministrazione sono oggettivi. Quindi se uno guarda la pulibilità delle spiagge, si stava meglio quando si stava peggio, io questo non lo so, però se l'obiettivo era quello di ricominciare da capo, questa è l'unica strada per correre legalmente finché non viene approvato il PUA e quindi si riazzera tutto questo. Questa è una visione chiara, netta, potranno dire, ma una visione che è stata dichiarata politicamente e si sta portando avanti con tutti i difetti che si possono ritrovare nelle amministrazioni pubbliche e nella gestione degli appalti, che sono uno dei nodi cruciali della nostra nazione. Passo la parola alla consigliera D'Alessio. Grazie Presidente. Allora, intanto mi preme fare una supplica. Non vada in deroga, per carità, perché comunque noi
ci troviamo in questa situazione grazie alle amministrazioni passate, perché quando mi si chiama un PUA nel 2005, dopo 14 anni, noi ancora oggi siamo così, qualcosa che non ha funzionato sicuramente. Non credo che sia un segreto però la visione politica del Movimento 5 Stelle in merito al mare di Roma. Il mare di Roma deve essere fruibile, libero a tutti i cittadini. Chiudo qui, grazie Presidente. Adesso finalmente la parola al pubblico che con tanta pazienza e devo dire educazione, vi ringrazio, ha atteso di poter prendere la parola. Il primo che sarà prenotato è il signor Giacometti, che ascoltiamo con piacere. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque mi viene da dire, così proprio, che tra dire e fare c'è il mezzo al mare. È sotto gli occhi di tutti fare un giro sul lungomare, è un lungomuro di gomma, perché è diventato un lungomuro di gomma, che è una cosa pietosa. Parliamo del mare di Roma, ma è una cosa proprio inaccettabile. Poi alcuni esempi che poi spero che si tramutino in risposte. La spiaggia di Ponente, dove ho capito che verrà ripristinato l'angoletto per i cani, mi viene da dire, spiaggia di Ostia, manca i cani secondo me, perché lì un centro abitato di fronte appunto all'albergo, come è già stato detto, ma una cosa proprio, io vivo in quella zona di Ponente, è stata una cosa d'altrano proprio pietosa. Sempre parlando di quelle spiagge, Piazza Scipione Africano, altro esempio, bellissima spiaggia pubblica dove ci sono due blocchi in muratura con tre tipologie di bagno, spogliatoio, medicoria, perché da notare anche che è sparito anche il primo pronto soccorso, cioè queste spiagge qui non c'è più, mentre prima c'era la medicheria dove comunque un primo soccorso poteva essere effettuato, adesso niente. Piazza Scipione Africano è l'esempio della vergogna. È stato chiuso quel muro dove c'era il chiosco, che uno scivolo in legno accompagnava anche le persone diversamente abili sulla spiaggia. Adesso lì è stato tutto chiuso, murato, è una situazione proprio, e vengono messi i bagni chimici. Vabbè, questo è un esempio. Poi parlare dell'altra spiaggia, questo è il punto. E il pontile è stato detto, ridetto e via dicendo. Al lato Battistini è stata messa la transenna quando andava impedito l'accesso a quel varco pericolante, che ci è costato fino ad oggi 50.000 euro circa, no? E poi spendiamoci altri soldi per fare altre toppe, perché poi andiamo avanti a forza di toppe. A quel varco lì di fronte c'è un cancello, bastava mettere la transenna per così fare aprire quel cancello e eliminare quel reticolato vietato, perché c'è una rete pericolosa, vietata, ruginita, che l'ha messa il Battistini, la cosa più, più idonea, più presentabile, più accettabile, la transenna messa a destra e ai signori gestori, non patroni, aprire quel cancello. E la gente entrava come Lenni ha dato già un cenno di molto, la situazione è migliore di quella del Battistini, ma lì è proprio una cosa allucinante. Battistini ha tre cancelli, tutti e tre chiusi, per tutto lui la polizia. L'altra cosa che ha detto il capogruppo Atos, che la segnaletica volutamente, cioè questi qualcuno che apre il mare, cioè secondo loro aprire un'anta di 60-70 centimetri, così è quello aperto il mare è libero, aperto. Manca un minimo di segnaletica, come ha detto già qualcun altro, alle stazioni in corrispondenza del mare, dove c'è sulla Roma Lido, c'è il simbolo del mare, scendono quei pochi turisti che arrivano, che cascano in una trappola, perché quelli cascano in una trappola, arrivano lì e trovano questa situazione. Quindi il discorso della segnaletica nelle stazioni, nell'apposito fuori gli stabilimenti, ma va specificata la legge, e 365 giorni l'anno. No che l'ordinanza emessa dal terzino il 19 dicembre avete dato 3 mesi di vantaggio ai balneari per fare i comodi loro, hanno messo le reti, palafitte e via via, e l'ordinanza che doveva uscire il primo ottobre è uscita fuori il 19 dicembre, già avevano fatto tutti i comodi loro. Ci troviamo a parlare qui a febbraio quasi, diciamo,
e adesso fra due mesi dobbiamo parlare dell'ordinanza estiva, ma di che stiamo a parlare? Quindi finisco che alla fine tutta questa situazione va a vantaggio dei balneari, perché l'estate quelle famigliole che vengono da Roma e dintorni hanno bisogno dell'ombra del nome, della sdraia, del caffè, e trovano quella desolazione, quel disastro, dove vanno? Lo stabilimento, è chiaro che mi serve per la suocera, mi serve la sdraia e via dicendo, quindi sono costretto ad andare lì. Quindi l'amministrazione precedente, certo, Nerone ha bruciato Roma, continuiamo a parlare di Nerone che ha bruciato Roma, ma avanti, vogliamo andare avanti. L'amministrazione precedente ha fatto i danni, sicuramente quel governo precedente ha regalato 5 anni ai balneari illegalmente contro noi, invece questo governo ha fatto di meglio, ha fatto di più, 15 anni. Non devi fare domande, che sai a fare un pubblico? Sì, ho finito. Io faccio la domanda. Quindi, la domanda, se permetti, no, esprimo, tanto devo fare. Ok, va bene. Quindi questo governo ha fatto di più, gli ha regalato 15 anni, per poi non parlare delle sanatorie che sono state frenate all'ultimo momento, frenavo quelle sanatorie. Quindi io come cittadino gli auspico, ma però segnali ancora di positivi che questi non li vedo, non ci sono. Basta andare, prendere la bicicletta e farsi una passeggiata sul lungomare, sul lungomare di Roma, e vedere proprio che la situazione è peggiorata. Grazie. Grazie Giacometti, io credo che l'intervento è stato più esplicativo che a chiedere qualcosa all'amministrazione, quindi mi sono segnato i punti che lei ha citato e diciamo che sono tanti su quali c'è bisogno di fare un ragionamento per ogni singolo punto, magari vi terrò presente per una prossima commissione al quale magari la invito e vediamo punto per punto che cosa si può fare, per dire che comunque quando le cose sono legittime noi siamo disponibilissimi. Ho spiegato la difficoltà che c'è stata in questa fase di passaggio, sicuramente è migliorabile, il nostro impegno è quello di dare soddisfazione alle legittime richieste dei cittadini. C'era segnato, io purtroppo non conosco i nomi, a parte ecco, c'era il signor, no aspetti, c'era prima il signore dietro di lei con la maglia bianca. Sì. Allora io volevo. Contributo, faremo una
era prenotata una persona, mi pare in ultima fila in ordine di alzata di mano, non so se è ancora presente, se no lascerei la parola, mi pare si erano prenotati anche qua in prima fila. Allora, Agostino Biondo e Comitato Mare per Tutti. Mi dispiace non ci sia più il direttore, perché insomma probabilmente dovevo rivolgermi anche a lui. Comunque, allora, l'articolo, si è parlato prima del inizio brevemente sulla faccenda del 50% di spiagge libere. E l'articolo 42 del codice della navigazione, oltre allo strumento della decadenza, prevede lo strumento della revoca. Lo leggo perché almeno capiamo di che stiamo parlando. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero, quindi penso che ci siamo, sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. A giudizio discrezionale, quindi vuol dire che se vogliono la revocano. Ecco, rispetto a questo è evidente che non c'è qualche possibile ricorso al TAR, o comunque se c'è un ricorso al TAR è evidente che la sospensiva non può essere data, perché a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Dov'è il problema? Continua. Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili, l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere, quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. Adesso qual è il problema? Stabilire quanti sono gli anni mancanti al termine della scadenza. Gli anni mancanti al termine della scadenza sono meno 9, perché le concessioni sono scadute a data 2010, tutte quante. Perché? Perché c'è una legge, c'è una direttiva europea, la famosissima direttiva Bolkestein, che prevede che nessuna proroga può essere stabilita da una legge, nessuna proroga. C'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 2016 che statuisce precisamente nessuna proroga delle concessioni può essere stabilita per legge. Adesso il diritto amministrativo ci insegna che l'amministrazione locale, nel momento in cui ha una norma europea che dice A e una norma nazionale che dice B, deve disapplicare la legge nazionale e applicare direttamente, in via diretta, la legge europea. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la revoca senza indennizzo può essere fatta domani mattina a discrezione dell'amministrazione. Se c'è qualche ricorso, e chiudo, già ci sono stati due pronunciamenti, uno del TAR Liguria e uno del TAR Lombardia, esattamente su questo punto qui. Il TAR ha dato ragione all'amministrazione che ha fatto i bandi e di seguito, dopo il ricorso alla Corte di Giustizia Europea dei concessionari uscenti, anche la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione alle amministrazioni comunali. Quindi queste revoche per entrare nel 50% si possono fare immediatamente. Se ci può essere un ricorso, può essere al massimo sull'indennizzo, ma non di certo sulla revoca, che deve andare avanti tranquillamente. Altro tema, legge regionale, sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari. Legge numero 8 del 2015, legge regionale. Quindi sulle spiagge libere è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari, ma qui non si tratta di preposizionare attrezzature balneari sulle spiagge libere, ma si tratta al più di rendere spiaggia libera delle spiagge in cui ci sono attrezzature balneari. È un processo inverso che non mi sembra assolutamente sia vietato dalla legge. Ricordiamoci inoltre che la medesima legge 8 del 2015, oltre a prevedere il 50% delle spiagge libere, prevede anche il 20% all'interno di ogni ambito omogeneo. E ad oggi, come si ricordava prima, esiste un PUA, che ne dica chiunque, c'è un giudizio del TAR, anche qui, e del Consiglio di Stato, che statuisce che quel PUA è totalmente applicabile, è in contrasto con alcune norme? Benissimo, si sa benissimo che se è in contrasto con alcune norme si applica nella parte in cui non è in contrasto e la parte in cui è in contrasto si applica. Siccome la stessa legge prevede specificamente che vanno stabiliti degli ambiti omogenei, questi ambiti omogenei sono stabiliti dal PUA del 2005, quindi almeno in quella parte lì è tranquillamente applicabile ancora oggi. Quindi questo 20% deve essere applicato agli ambiti omogenei specificati dal PUA del 2005. 2005.
Per quanto riguarda invece il nuovo PUA, Dio ce ne scampi che venga approvato, perché è veramente un delirio. In ogni caso, io chiederei che, visto che è stato predisposto da un regime commissariale, secondo me questa qui è una cosa su cui bisogna puntare i piedi, deve essere discusso in quest'aula prima di qualsiasi altro passaggio. Possibilmente anche consultando, oltre alle associazioni di categoria, anche le associazioni dei cittadini. Questo qui penso che sia un passaggio imprescindibile. È inammissibile che il PUA, che stabilisce indito orale, venga approvato da un'amministrazione commissariale e non politica, senza una discussione democratica con la città. Su questo punto spero che non si transiga da nessun punto di vista. Tra l'altro, i bandi previsti da quel PUA là affidano, come è stato detto, 8 concessioni in 8 lotti. Attenzione, dandoli a dei consorzi che vengono però, come si dice, formati adesso. Quindi è evidente la volontà politica, in questo caso, sì, probabilmente non vostra, ma in quel caso dell'amministrazione commissariale, di ridare le concessioni a chi già ce l'ha, perché è evidente, c'è scritto sul PUA. Comunque se ne discuterà in quella sede. Altre due cose: i cartelli sull'accessibilità non sono una proposta del Partito Democratico, ma è l'applicazione di una legge e dell'ordinanza. L'amministrazione ha inviato una lettera ai concessionari degli stabilimenti chiedendogli di posizionare delle reti antisabbia, insomma, davanti alla battigia, per appunto impedire il passaggio della sabbia, l'accumulo della sabbia. Però poi si deve controllare come sono fatte queste reti. Se reti antisabbia, che dovrebbero essere alte così, alcuni stabilimenti ce l'hanno, sono alte 40 cm con le reti quelle verdi, sono alte 1,80 m e soprattutto hanno dei buchi grossi così, la sabbia in mezzo ci passa. Quindi non sono reti antisabbia, ma sono reti antiaccesso. Quindi non è domanda, sono dei punti che stiamo facendo un po' di... Quindi l'accessibilità, oltre che fronte terra, deve essere garantita ovviamente anche fronte mare. Accessibilità e visibilità. E basta. No, un'ultimissima cosa, per quanto riguarda i battistini, che è una cosa che abbiamo denunciato quest'estate, ci è stato riferito che si sarebbe procinto di prevedere un adeguamento del canone per il fatto che occupa una porzione di arenile superiore a quella in concessione. Attenzione, perché essendo una nuova area che prima non c'era perché è frutto di un rifacimento, non è che uno adegua il canone e dà automaticamente in concessione quella quota lì, ma va fatto il bando per la nuova quota, oppure in alternativa si garantisce la libera produzione. Quindi questa qui è una proposta che si dovrebbe tenere in considerazione. La parte del Battistini che è fuori dalla concessione, che quindi è attualmente occupata abusivamente, deve essere data in spiaggia libera. Attenzione, perché vale per i Battistini, ma vale per le reti dall'altra parte. Almeno 100 metri e 100 metri a destra e a sinistra del pontile. Domani mattina non ci sono ricorsi che tengano, c'è una concessione, il TAR non può dare la sospensiva. Grazie. Bravo. Io non posso che ringraziarvi per tutti i suggerimenti, che però vanno vagliati alla luce dei giudizi legali del Comune, perché come lei potrà immaginare, come parte politica noi diamo l'indirizzo, ma poi salvo le decisioni che assume l'Avvocatura Generale del Comune di Roma, siamo tenuti a rispettare la loro posizione. Quello che probabilmente ho battuto a fuori sacco, le consiglierei di fare domanda per entrare in questa avvocatura, così avrebbe un confronto diretto con queste persone, no, per capire perché queste persone ai nostri quesiti molto simili alla razio che lei ha detto, hanno comunque opposto altrettante leggi e norme che giustificano il comportamento dei nostri figli. Se questo non fosse vero, vi preghiamo di agire nelle vie legali di circostanza, perché trovereste sicuramente ragione nel sostegno che può darvi la magistratura. Questo è quello che mi sento di dire, Presidente della Commissione, sempre aperto alla discussione e all'esame della situazione. Fermo restando che tutto quello che lei ha detto io non sono appuntato, e quindi cercherò di fare le verifiche nel limite di quella che è la componente politica, lasciando a chi ha fatto il suo lavoro, l'avvocatura del Comune di Roma, di fare il proprio. Grazie. Se non ci sono altri interventi dal pubblico, prego, siamo in chiusura, le posso dare due minuti. Io ho la voce abbastanza impostata, deve essere registrato.
No, lei deve essere registrato. Bruno Leonarduzzo rimane libero. Io volevo, a parte le cose che stavano state dette, e vabbè, sono sotto gli occhi di tutti, non è che c'è bisogno che le dobbiamo ridire un'altra volta, basta la passeggiata sul lungomare e si vede in che condizione stiamo. Non è che si stiamo a inventare, se sempre uno sta a chiedere cose dalla luna. Ci stiamo qui. Allora, a proposito di questo, non l'ho scritto io, questa è l'ordinanza della sindaca, è uscita qualche mese dopo quando doveva uscire. A un certo punto c'è scritto che possono essere apposte delle reti antisabbia per fermare la sabbia, e si capisce che una rete che è antisabbia deve essere una rete, deve essere fina, tra l'altro deve essere una rete fina, non la rete quella là grossa così dove ci passano, non la sabbia, ci passano i mattoni, per cui voglio dire per parire quando si dice qualcosa di. Una rete deve essere massima alta 150 metri. Io vi punto qua. Alta, deve essere alta, massimo 150 metri. Non l'ho scritto io. 1,50 m. Non ce la sapevo fare, 1,50 m. Scusa, non vedo. È chiaro, scusa. L'abis te l'ho fatto prendere la mano, ma io mi allargo un pochettino. 150 metri. E questo va bene. Però chiaro che per fermare la sabbia deve essere la rete fina. Però c'è scritto anche che deve consentire almeno un accesso alla spiaggia e alla battigia di larghezza non inferiore ai 3 metri. Andate a fare la passeggiata a Battistini e guardate se questo viene a fine. La interrompo solo perché siamo fuori dai comandi e le vorrei rispondere. No, sono questo qui, per questo per dirle incongruenza. Questa non è una cosa che bisogna aspettare. Questo non bisogna aspettare il TAR, questo si può fare domani mattina. Questo si può fare domani mattina. Vabbè, d'accordo. Mi permette di aggiungere una cosa? Allora, perché c'è il cancello? Perché quella concessione è una concessione che non è solo per l'estate, è una concessione invernale. Quindi lei ha libero accesso non a quella parte di spiaggia protetta dal 1,50 m di rete, perché quella è con concessione. Lei ha diritto al passaggio fino al bagnasciuga. Allora, coerentemente, ma uno può essere d'accordo o no, e le ripeto, io non sono d'accordo, io sposo la sua tesi, però lì io leggo che il gestore dello stabilimento, essendo proprietario della concessione, concessionario, prendo un barco, deve aprire un barco, su questo è legittimo, paghi a quello che apre d'estate, ma l'accesso non è per andare sulla spiaggia, è andare sul bagnasciuga, questo deve essere chiaro, perché il diritto del concessionario è quello di tenere la concessione, mi deve dare la possibilità di andare sul bagnasciuga, quindi io non posso, adesso non c'è, io non posso, adesso non c'è, io non posso contestare il posizionamento della rete, anche se dovrei entrare nella finalità, però il fatto che lui voglia segregare la parte di spiaggia, di superficie, di sua competenza e concessione, le ripeto, io non sono d'accordo, a me piacerebbe che fosse di tutti, però perché tu hai l'accesso al bagnasciuga, non hai l'accesso al bagnasciuga. Non c'è l'accesso al bagnasciuga. Sei vado al Battistini, ecco anche la porta principale, non c'è l'accesso al bagnasciuga. Io voglio dire che quello che deve essere garantito secondo l'ordinanza è l'accesso, va bene? E quindi dovremmo verificare se questi cancelli sono, diciamo, congruenti con quelli. Riusciamo a parlare. Oh, un'altra cosa, per dare un aiuto all'amministrazione per quanto riguarda le spiagge libere, il problema del 50% che mancano 2,5 metri, 3 metri, adesso sembra che stiamo al mercato a fare quanto manca, al di là di quello, ci sarei noi come cosa avevamo fatto una proposta che è stata sottoscritta dal 2000 e passa cittadini di Ostia, di abbattere quel manufatto che sta davanti a Vittorio Emanuele, che è il porto delle nebbie, noi siamo al porto delle nebbie. Ti blocco subito. È previsto da tua compreso come spiaggia in concessione, quel manufatto non dà a qualcuno di spiaggia in concessione, è già libero. Quello è compreso nelle spiagge libere. La metà è occupata dalla conchiglia. Non guadagni nulla, perché la faccia ci guadagna la visibilità della spiaggia. Ma adesso cosa c'entra però? Non avere una cosa maliscente come quella con davanti agli occhi. Questo è già dal punto di vista, dal
punto di vista così semplicemente ambientale, già sarebbe un guadagno, se non fosse quello. E poi aiuta comunque, insomma. No, l'anno scorso gli era stato detto che poteva essere abbattuto e avevano anche i fondi per farlo. Lo prevede fuori del 2005 l'abbattimento, la continua occupa la metà della spiaggia. Per favore, allora dichiaro chiusa la seduta. C'è la domanda.